Buon pomeriggio e buon anno 2024. Grazie a Visit Lemine per questa opportunità, per la visita che ci ha fatto qui nei locali del Presepio Permanente di Almenno San Bartolomeo. Presepio Permanente che è nella parte sottostante il presbiterio e l'abside della chiesa parrocchiale di Almenno San Bartolomeo. Il gruppo degli amici del Presepio è nato nell'ormai 1974. Un gruppo di almennesi aveva deciso che doveva essere costruito un presepio, inizialmente realizzato all'interno della chiesa parrocchiale, in particolare all'altare della Madonna del Carmine. Questo gruppo di almennesi ha deciso che oltre a costruire ogni anno, montando e smontando il presepio, doveva essere, come dire, sviluppata una forma di presepio di tipo permanente che avesse anche una notevole valenza artistica. Quindi nel 1978 questo gruppo di persone ha proposto al parroco di allora, Don Gian Maria Carrara, di utilizzare appunto la parte sottostante al presbiterio e all'abside della chiesa parrocchiale per realizzare un presepio permanente che avesse un'ispirazione di tipo bergamasco. E cioè dovesse in qualche modo collocarsi nel territorio almennese e che nel contempo permettesse al visitatore di sentirsi pastore coinvolto nella visita del presepio. La fortuna vuole che questo spazio di circa 300 metri quadrati, quindi uno spazio ampio, è stato pensato proprio perché potesse contenere sia uno spazio dedicato alla rappresentazione del presepio nella sua tradizionalità. E poi la rimanente parte è stata pensata, progettata e poi realizzata dal gruppo degli amici del presepio con una struttura muraria fissa, quindi dei locali, e dentro i locali le antiche arti e gli antichi mestieri del nostro territorio, quindi la falegnameria, legata naturalmente anche alla professione di Giuseppe, marito di Maria, e il fabbro e alcune stanze con alcune caratteristiche architettoniche del nostro contesto. Questa è stata la partenza nel 1978. Poi naturalmente le cose cambiano, le idee proseguono e vengono avanti. Il presepio è stato visitato, sistemato, adeguato ripetutamente fino agli anni 2000. Nel 1997 il nostro gruppo ha accolto con piacere naturalmente la notizia del giubileo del 2000, notizia giunta da Roma. E quindi su quest'idea del giubileo del 2000 anche noi abbiamo pensato di fare un piccolo giubileo presepistico. Il nostro spazio è stato ripensato completamente. Abbiamo creato una collaborazione sia con gli amici del presepio di Ponte San Pietro, sia con artisti che potessero aiutarci a realizzare l'opera d'arte che state vedendo. Quindi abbiamo scelto di collaborare con Paolo Biondo, artista di Caltagirone, che ha realizzato in terracotta tutte le statue che vedete nel nostro presepio. Con gli amici di Ponte San Pietro abbiamo ambientato i luoghi, sempre almennesi in questo caso, insomma luoghi tipicamente bergamaschi, e abbiamo in 3 anni rimodulato completamente il plastico del nostro presepio. Questo ci ha consentito anche di vincere alcuni premi e partecipare a alcune manifestazioni presepistiche e proprio per questo connubio artistico che è risultato vincente. Ecco, diciamo che la nostra connotazione particolare per chi ci viene a visitare è proprio questa ricerca dell'artisticità del presepio e naturalmente del messaggio di pace e di comunione e di fraternità che è contenuto nel presepio, oltre naturalmente al riferimento della Natività e alla nascita di Gesù. Questo per quanto riguarda lo spazio dedicato esclusivamente al presepio, ma noi abbiamo anche la fortuna di avere un altro spazio adiacente al, come dire, la parte più al cuore del nostro presepio, è uno spazio che delimita sostanzialmente l'ingresso al nostro presepio. E lì, in questo spazio, abbiamo sempre pensato di promuovere delle forme altrettanto artistiche di realizzazione di presepi. Dietro le mie spalle potete vedere questo affresco realizzato da Ignazio Nicoli, che è un artista purtroppo scomparso della Val Seriana. L'affresco che vedete è ormai del 1989, però come potete notare il presepio è presentato nella sua completezza. Maria con Santa Elisabetta e ancora prima l'angelo con l'annuncio della nascita di Gesù è ben rappresentato, oltre naturalmente ai pastori, ai 3 re magi e naturalmente
alla natività di Giuseppe, con Giuseppe, Maria e naturalmente il bambino. Ecco, questa particolarità dello spazio, riferita non solo all'affresco alle mie spalle, ma anche ai presepi che potete vedere e che rappresentano alcune specifiche manualità di amici del nostro gruppo, che hanno voluto rappresentare in maniera dettagliata spazi dei luoghi e dei contesti locali dell'Emine a loro particolarmente cari. Quindi diciamo che la formula è quella dell'appartenente al nostro gruppo che si impegna in prima persona per realizzare queste opere e poi naturalmente il gruppo che fa da supporto e che lo aiuta nello sviluppo complessivo dell'opera. Possiamo anche dire che nel corso di questi anni noi abbiamo sì ricevuto dei riconoscimenti, sì ricevuto dei premi, ma abbiamo anche fatto parte del gruppo dei presepi visitati in occasione del convegno mondiale che il gruppo degli amici del presepio di Ponte San Pietro ha organizzato a Bergamo. È stato un evento bellissimo. Stiamo parlando di circa 1000 delegati provenienti da tutto il mondo, argentini, sudafricani, olandesi, scandinavi, alcuni canadesi, alcuni amici del presepio degli Stati Uniti, oltre ovviamente a gruppi provenienti da tutta Italia, che si sono riuniti a Bergamo per 4 giorni e noi siamo stati anche visitati da questi delegati. Quindi ad Almeno San Bartolomeo, come a Ponte San Pietro, come ad Almine, gruppi di queste persone con autobus organizzati ci hanno visitato e questo per noi è stato motivo di grande non solo soddisfazione ma anche di lancio e di conoscenza, perché è implicito che noi ci rivolgiamo soprattutto al contesto locale, perché noi vogliamo realizzare il presepio per le comunità più vicine a noi, almennesi o bergamasche, ma è altrettanto indiscutibile che fa molto piacere essere visitati da persone che giungono da altri luoghi e se poi i luoghi sono distanti e sono di nazionalità diverse fa ulteriormente piacere. Ecco, questa è un po' la nostra storia, questo è il nostro modo di concepire il presepio. Naturalmente abbiamo sempre avuto l'appoggio e l'incoraggiamento dei parroci che dopo Don Gian Maria Carrara, quindi parlo di Don Dante Cortinovis e di Don Giulivo Facchinetti, nel caso di Don Giulivo Facchinetti è il parroco attuale pro tempore della parrocchia di Almenno San Bartolomeo. Siamo però anche proiettati nel futuro, perché ora per noi si apre anche un nuovo anno, il 2024, dove dovremo dedicare molta attenzione non solo ai programmi di manutenzione del nostro piccolo gioiellino, se ci consentite questo termine, ma anche a decidere come promuovere nuove forme di costruzione del presepio all'interno di questi spazi. Quando i visitatori possono venire a trovarci? Praticamente tutto l'anno, nel senso che noi siamo aperti dall'antivigilia di Natale fino all'Epifania tutti i giorni con dei turni di custodi di facenti parte del gruppo che naturalmente sono portati a dare spiegazioni alle persone che vengono a visitarci, ma anche nel corso dell'anno noi riceviamo visite provenienti soprattutto dall'Austria e dalla Germania di persone che vengono appositamente per visitare il circuito presepistico bergamasco, perché mi piace chiamarlo così, dove ci siamo noi, ci sono gli amici di Ponte San Pietro, ci sono gli amici d'Almine, ma ci sono anche tanti altri presepi che si sono aggiunti in questi anni, perché per fortuna la cultura della costruzione del presepio è sempre stata una cultura molto presente nella nostra tradizione, non solo bergamasca, non solo italiana naturalmente, direi mondiale, ma per quanto riguarda i nostri luoghi sono sempre stati oggetto di tradizione e di attenzione. E quindi noi siamo appunto visitabili in ogni momento dell'anno e per concludere così questa presentazione, chi ci viene a trovare potrà ad introduzione della visita al nostro presepio trovare sul sagrato della chiesa parrocchiale il monumento alla famiglia, che è stato realizzato dal nostro gruppo, nel senso che si è deciso di realizzare sul sagrato della chiesa parrocchiale questo monumento dove venisse rappresentata la famiglia intesa come Giuseppe, Maria e il bambino, circondata da 3 magi, tutti in fusione di bronzo, realizzati dall'artista Giancarlo De Fendi di Brembate Sopra. Questo monumento è stato inaugurato da Monsignor Francesco Beschi nel dicembre 2009 nel corso di una sua visita qui nella parrocchia di Almenno San Bartolomeo. Senti,